Va bene. Ci sei? Allora, vai. Sì, questo allora, è riprendiamo. Sì, c'era. Allora, qual era? Eravamo arrivati. Buono. Poi abbiamo visto un po' di corsa, per cui adesso lo rivediamo e riassumiamo, se ci sono problemi su questo chiariamo una volta per tutte, che un po' ragionando qualitativamente su quello che succede, tenendo conto che sempre la cosa, la chiave di tutto sta nel fatto che c'è questa maledetta cosa qui che è uguale per tutti i sistemi di riferimento, il punto linking, da dove nasce la storia. Si vede, maneggiando un po' queste cose, che zompa il concetto di simultaneità, due eventi simultanei in un sistema di riferimento non lo sono più in un altro sistema di riferimento, questo si vede da qua, che se io misuro la lunghezza di, poi vediamo meglio questo, se io misuro la lunghezza di un oggetto, diciamo a me, in un sistema di riferimento in cui l'oggetto è fermo, misuro una certa quantità, se misuro la lunghezza dello stesso oggetto da un sistema di riferimento in cui quell'oggetto si muove, misuro una lunghezza più corta, da cui il termine improprio di contrazione delle lunghezze. Sarebbe meglio abolire. Il risultato dell'operazione di misura, una volta definito che misurare una lunghezza significa misurare due coordinate allo stesso istante di tempo, da valori diversi a seconda che queste due coordinate siano ferme o si muovano rispetto a me che le guardo. E più rapidamente si muovono rispetto a me che le guardo, più piccola è la distanza che misuro. Il che non toglie che abbia senso parlare, infatti si usa talvolta il termine lunghezza propria. Ha senso dire la lunghezza di questo oggetto, che è una proprietà sua, è 18,4 cm. Ma si intende, sottinteso, una specifica che non va fatta in meccanica classica, ma va fatta adesso, questa è la sua lunghezza propria, cioè quella che io misuro se lo metto fermo rispetto a me e misuro a distanza tra i suoi due estremi. Se questo corre come matto, io faccio la misura e vedo una lunghezza. Misuro una distanza spaziale più piccola. La stessa cosa succede sugli intervalli temporali, ma al contrario. Se io misuro la distanza fra due la distanza temporale fra due fenomeni, fra due cose che accadono nello stesso punto rispetto a me, cioè da lo vedo da fermo il fenomeno, misuro un certo delta t, una durata. Se lo stesso fenomeno lo vedo che si muove rispetto a me, la durata che misuro è più corta. Le lunghezze si contraggono se l'oggetto si muove, le durate si allungano se l'oggetto si muove. Viene fuori da qua, diciamo. Per dritto. Se aumenta U, non aumenta U, U è fissa. C'è sempre questo problema U. E c'è la velocità relativa fra i due sistemi di riferimento. Fine. Dopodiché, io sto parlando di una coppia di eventi. Allora, misurare una lunghezza significa, io ho l'evento x1 nel sistema S, vedo queste due cose, allo stesso istante t, questo sta qua, faccio la differenza, quella è la lunghezza, d'accordo? Se questi, che sono le coordinate dell'oggetto in questione, sono ferme, misuro una certa cosa. Se mi metto in un altro sistema di riferimento, questo e questo cambiano il tempo, perché si spostano, d'accordo?
Per misurare la lunghezza dovrò allora comunque misurare nel sistema primo, quindi devo cambiare la differenza fra questo e questo, ma allo stesso istante t' in quel sistema di riferimento. Se vogliamo fare un giochino con le cose, si vede che se faccio questa operazione L' è uguale a L diviso gamma, cioè M minore di L, dove con L adesso intendo quello misurato da fermo. Non c'è niente di speciale in questo sistema di riferimento, è solo quello in cui il particolare oggetto di cui io voglio misurare la lunghezza è visto a riposo. D'accordo? Il che non toglie che poi, prendendo un esempio per fissare ulteriormente le idee, ho i due sistemi di riferimento che sono come al solito il tizio sulla banchina e il tizio sul treno. Va bene? Se io prendo questa cosa qua, sto sulla banchina e dico che questo è lungo 15 cm. Se questo oggetto sta in mano al tizio che sta nello scompartimento, che mi passa davanti, e io lo misuro, questo, lui, dico che è 14 cm di lunghezza. Ma lui che sta nel treno, lui questo lo vede lungo 15 cm, e dice che è lungo 14 il mio, quindi i due sistemi di riferimento sono perfettamente equivalenti, è totalmente, non esiste un sistema di riferimento speciale, dipende da come sta. Ma scusi, per questa misura, io che sono sul treno e mi sto muovendo, voglio misurare la sua penna, come posso farla? Cioè, devo inviare un raggio d'onda? Puoi per esempio pensare di fare una fotografia. Faccio una fotografia. Scatti una fotografia. No? E che cosa fai scattando una fotografia? Blocchi allo stesso istante di tempo nel tuo sistema di riferimento le due posizioni estreme dell'oggetto che vuoi, di cui vuoi misurare la lunghezza. Solo che siccome quell'oggetto si sta muovendo rispetto a te, quello che otterrai in questo modo è una misura di lunghezza più corta. Ma chiaro, non ci provate a farlo, perché tanto, come abbiamo ripetutamente detto, queste cose non si fanno nel mondo reale, perché gli acconciamenti di cui stiamo parlando sono assolutamente al di fuori della sensibilità di qualunque strumento di misura, quindi un'operazione puramente. Adesso fatemi ripassare, poi vediamo invece gli esempi fisici reali in cui queste cose si vedono. Ovviamente non può essere la misura del pennarello, sarà un'altra cosa. Sui tempi succede la cosa opposta. A questo punto la durata significa che io ho due eventi nel sistema S, che è al solito comunque, e se avvengono a distanza di tempo ma nello stesso punto, inizio per la fine del film che io sto guardando seduto comodamente su una sedia, no? La durata del film è t2-t1. Se lo vedo nel sistema S', adesso però queste cose avvengono in punti diversi, perché si sta muovendo l'oggetto che sto guardando rispetto a me, io misuro l'inizio e la fine del fenomeno che mi interessa e ottengo le coordinate temporali t1' e t2', quelle misurate in S'. La differenza di tempo, questo meno questo, è stavolta da, come volete chiamarlo, delta t' è uguale a gamma delta t ed è maggiore, dove intendo sempre per delta t quello, la durata misurata nel sistema è maggiore di 1, è maggiore di delta t, scusate, gamma di giorno, dove con delta t intendo quello che si chiama la durata propria, quello quanto campa quell'affare, quanto dura nel sistema di riferimento in cui sta fermo, è visto da fermo, d'accordo? Quindi per esempio, adesso ci arriviamo subito su un esempio interessante, quando uno dice tipo in fisica delle particelle elementari, no? Che ci sono le particelle instabili che decadono dopo un certo tempo, cioè la vita media del mesone è tot, che vuol dire? La vita media è una durata, che quale durata? Quella di un mesone da fermo è quella là. Se quello cammina con un matto vive di più, infatti suona, insomma. Quando noi è così, quando noi diciamo la vita media degli esseri umani è, a te oggi non lo, 75 anni, bene, si intende che quello che intendiamo, mediamente noi campiamo 75 anni, ma se ci fosse qualche curioso
biologo extraterrestre che si diverte a scorazzare attorno alla Terra su un'astronave velocissima e guardasse la vita media dei terrestri, direbbe che la vita media dei terrestri è 82 anni, dico per dire. Questo dovrebbe andare molto veloce per misurare una cosa del genere. E quindi di nuovo è un esempio poco realistico. Va buono? Questo è ancora dove stavamo l'altra volta, giusto? Bastava, perfetto. Allora dice, vabbè, ma tutto ciò, perché era quella domanda era, è un giocherello bizzacco che ci siamo inventati o c'è la fisica, lo sta? Allora la fisica sta qua, che ci sono situazioni in cui tutto questo si vede. E primo esempio che vi faccio, questa mi lasciate mia mente già, è il seguente, e ha a che fare proprio con l'ultima cosa che stavo dicendo sulla vita media delle particelle. Succede che, tra l'altro, questa cosa è interessante storicamente, perché succede che le prime evidenze sperimentali che questa roba è fisica vera si sono avute circa 30 anni dopo che questa roba è stata scritta. E questo lasso di tempo molto lungo in cui questa roba... Sì, in realtà si sa, ci si crede altre buone ragioni, ma l'evidenza sperimentale ulteriore, in particolare su questi fenomeni, la durata che sono lunga, eccetera, è arrivata molto, molto più tardi. Ma noi con gli orologi atomici si sì, si fa tranquillamente, però quelli sono arrivati dopo. Arriva così, nel 1900, intorno al 1935, quindi siamo a 30 anni dopo questa cosa, si scopre una cosa, adesso non vi sto a fare tutto il dettaglio della faccenda, insomma, ma che ci sono i raggi cosmici, okay? Che sono questi oggetti di alta energia che arrivano sulla Terra da fuori. E succede una cosa che adesso schematizzo al massimo perché il dettaglio è molto più complicato, ma non è importante dal punto di vista del succo della faccenda. Questa è la Terra, la superficie terrestre, e qui c'è il laboratorio di fisica dove si misurano queste cose. L'atmosfera è una cosa che sta qua su attorno alla Terra e che è circa 10 km. Bene. Fuori c'è vuoto sostanzialmente. Allora arrivano da sopra, per esempio così, zac, una cosa che è un raggio cosmico primario, che è un fotone di alta energia, cioè niente di sapere cosa vuol dire, un affare molto veloce. Oh, questi vanno quasi alla velocità della luce, quindi qui ce l'abbiamo un oggetto che va abbastanza veloce da vedere le cose interessanti. Lui, poveretto, finché viaggia dritto per dritto negli spazi vuoti, non vedendo niente intorno a sé, continua a fare quello che deve fare, tira dritto e non gli succede niente. Però quando arriva da queste parti, comincia a sbatacchiare, a interagire con le altre porcherie che stanno in giro nell'atmosfera, e succede, per esempio, che produce un oggetto che noi oggi chiamiamo Mesone Mu, all'epoca abbiamo scoperto si chiamava Mesotron, non ha importanza da quello. E quindi che è una particella instabile. Questo oggetto è stato trovato guardando nelle camere a nebbia dei rivelatori, dei fisici che stavano nei laboratori terrestri, hanno visto a un certo punto che c'erano delle particelle cariche che giravano dal rapporto e che avevano capito che erano degli oggetti nuovi. Si misura la vita media del mesone. È un esperimento che hanno fatto tra l'altro per fin in maniera pulita tre ragazzotti romani qua a conversi vaccini piccioni durante gli anni della guerra, sono storia bellissima, non c'entra niente con le guerre. Non c'erano più, stavano qui alla Sapienza, però così come c'era stato il bombardamento di San Lorenzo l'hanno fatto con gli scantinati del cielo Virgilio, mentre a Roma succedeva l'ira di Dio tra l'ottobre del 43 e il maggio del 44, insomma è tutta un'altra storia, lasciamo perdere. Poi vi do anche il riferimento di questo se vi interessa. Però, allora l'importante è che loro misurano la vita media del mesone. Ora, che vuol dire sta cosa? Misurare la vita media del mesone vuol dire, io so che idealmente, se in questo punto da fermo rispetto a me si materializza un mesone, quell'affare campa un certo numero di secondi, adesso vediamo quanto, e poi schiatta. Schiatta vuol dire decade, produce un elettrone, un'altra cosa. La vita media... Allora, in genere quando uno indica i tempi propri, le indica con il tau. La vita media del mesone, adesso non importano i dettagli numerici, per l'ordine di grandezza, questo campa proprio poco, è un microsecondo. E spicci, insomma, un microsecondo. Bene, allora, problema. Se io qui produco un oggetto
che deve fare 10 km per arrivare qua, e questo oggetto campa a 10 alla meno 6 secondi, non ci arriva, perché anche se va alla velocità della luce, che è 3 per 10 alla 8 metri al secondo, in 10 alla meno 6 secondi quello fa 300 metri, quindi schianta qua, e io qua non dovrei vederne manco uno. Invece ne vediamo una cifra. Perché? Perché siccome quello va quasi alla velocità della luce, il fattore gamma non è 1,000000 qualcosa, è 7, 10, 15. E quindi lui, visto da me, che lo vedo in movimento, non campa 10 alla meno 6 secondi, campa 100 volte 10 alla meno 6 secondi. E se invece di 10 alla meno 6 secondi ne campa 10 alla meno 4, che è 100 volte, perché va molto veloce, in 3 per 10 alla 8 per 10 alla meno 4 fa 3 per 10 alla 4 e a tutto il tempo deve fare quindi 30.000 metri, cioè 30 km, e arrivare nei rivelatori, dove poi che succede? Conversi, pancini e piccioni lo fermano dentro un assorbitore e misurano a quel punto, avendolo fermato, questa cosa qua, perché misurano la sua vita media quando l'hanno fermato, da fermo l'assorbitore, d'accordo? E questo fatto è un fatto fisico, c'è poco da fare, insomma, la gente vedeva arrivare questi oggetti e la dilatazione dei tempi, questo fatto buffo, a questo punto è un fatto ovvio, se non si tira. Si è stato fatto un rapporto tra il momento che loro lo ricevevano e quando le cadevano. L'hanno affrontato e dice questo deve andare un po', dice come fa? Allora adesso nell'esperimento come si misura la vita media, prendi questi oggetti che vanno velocissimi e che li costringe a fermarsi in tempi infinitesimi, poi se impattano contro un blocco di ferro alto così si fermano là dentro, e poi metti un sistema di contatori che misura la differenza di tempo fra quando questo arriva e quando scappa fuori l'elettrone di decadimento. La coincidenza ritardata elettronica ti dice che quello è il tempo in cui immediatamente ha vissuto il resto. Le convinzioni sono dettagli ipotetici di come si fanno questi esperimenti. Ma l'importante è che se non ci fosse, se questa cosa qua, che porta alla dilatazione degli intervalli temporali, non fosse corrispondente a una realtà fisica, fosse un puro gioco matematico, questo processo, che osserviamo regolarmente tutti i giorni, ormai sarebbe fare, non potrebbe essere semplicemente impossibile, perché io per vedervi dovrei mettermi qua, perché avrebbero tempo di fare solo qualche centinaio di metri, invece fanno qualche chilometro, ovviamente. Va bene? Questo è il paradosso dei gemelli. Dove gemelli non c'entra niente. E naturalmente non si sono mai visti i gemelli che vanno. Perché guardate, la cosa interessante di questa faccenda dei muoni, che viene sempre raccontata per spiegare la dilatazione dei tempi, dice vabbè, ma siccome i sistemi di riferimento sono equivalenti, adesso io voglio vedere cosa succede se mi metto a cavalcio del muone. Se mi metto a cavallo del muone, nel sistema di riferimento S' prendo il sistema di riferimento solidale con il muone, che succede lì? Naturalmente lì il mesone sta fermo, quindi in quel sistema di riferimento quanto campa il mesone? 10 alla meno 6 secondi. Il problema è che però il mesone quanta strada deve fare nel suo sistema di riferimento? Lui deve coprire la distanza che divide il punto in cui lui è nato, diciamo così, dal laboratorio terrestre. Questi sono i due punti da distanza. E nel suo sistema di riferimento questa roba, questa distanza non sta ferma, ma si muove. Di quanto? Esattamente con la stessa velocità, al contrario. Quindi è più corta di 100 volte. Quindi è vero che lui nel suo sistema di riferimento campa 100 volte di meno, ma è anche vero che deve fare 100 volte meno strada, quindi è perfettamente simmetrico e lui arriva in tutti e due i sistemi di riferimento, la fisica è la stessa. C'è l'oggetto che nasce qua e schianta qua. Magnifico. Dov'è il problema? Però chi sta a cavallo del muone vede mica che campo di più. Vede te che campi di più, certo. Ma vede te chi? Lui, quello che sta a cavallo del muro. Quello che sta a cavallo del muro, vede chi che campa di più? Io. Cioè? No, io sto in laboratorio. Chi mi vede a me? No, tu che stai in laboratorio campi un sacco di tempo, quindi campi anche per lui un sacco di tempo. Certo. Vedrebbe un eventuale... Quando si fanno queste cose bisogna stare molto attenti a che ragionare in termini di eventi, è l'unica maniera, per comprendere coppie di coordinate spazio-temporali
e trasformarli opportunamente e vedere che succede. Nel sistema di riferimento del mesone, bene, il mesone vive questo tempo qui perché in quel sistema di riferimento lui nasce e muore nello stesso posto, è ovvio, è lui l'origine del sistema di riferimento. Quindi la durata di vita sua in quel sistema di riferimento è questo, punto, una cosa. Due, siamo d'accordo che nel sistema di riferimento del mesone la lunghezza del tratto che deve compiere, che è la distanza fra il punto in cui è nato, che rispetto a lui che sta fermo, il punto in cui è nato si allontana di là e si avvicina al laboratorio terrestre, quindi è una lunghezza di movimento e quindi è più piccola ed è accorciata esattamente nello stesso fattore gamma. Quindi sia come lo guardate e lo guardate da un sistema di riferimento o dall'altro, in entrambi i sistemi di riferimento, ecco, è possibile, succede quello che succede, cioè che il mesone nasce da qualche parte e viene rivelato e arriva al laboratorio. Punto. Questa è la cosa. Con valori diversi nei due sistemi di riferimento, le lunghezze, con più volte. Dopodiché è chiaro che se io sono l'osservatore che sta a cavallo del mesone, io vedo il laboratorio terrestre che mi si avvicina a grandissima velocità e quindi tutto ciò che per un osservatore nel laboratorio terrestre dura 5 minuti, per me dura 500 minuti. Certo, questo non ci piace. Perché lui non va più veloce, deve, quando è nell'atmosfera deve andare più. No, lui, no, non c'entra niente. Lui adesso una volta prodotto nell'atmosfera viaggia a... non credo che sia quasi la velocità della... Quasi la velocità. E questo ovviamente... Poi uno dovrebbe fare le statistiche, su quanti ne vediamo, con che energia sono prodotti, a seconda dell'energia con cui sono prodotti, cioè della velocità, il fattore gamma, e quindi dovrebbe fare la statistica e fare le cose per bene. Ma insomma, mediamente, il risultato della faccenda è che se non ci fosse l'effetto di gradazione evidente, qui non se ne arriva niente. E invece ne arrivano un'intensità e un fluttale da essere giustificabile solo se prendiamo sul serio il fatto che questa è fisica, non è una bizzarria fuori da una fantasia puramente matematica. È la stessa cosa, quindi vale per i gemelli, tal quale, perché a questo punto, se vogliamo divertirci a fare, abbiamo promesso niente ai gemelli, perché i gemelli hanno visto comunque i gemelli, no, ma è la stessa cosa, cioè questo è uno dei due gemelli, l'altro gemello è un mesone che non sta fermo, tal quale, no? Dopodiché succede. Qual è il paradosso dei gemelli? Ma facciamo quei mesoni, così è più interessante. Io ho un mesone fermo qua, perché per caso lui sta fermo là. E un altro che fa avanti e indietro, qui rimbalza in qualche maniera e torna indietro, d'accordo? È anche la stessa cosa, parapago insomma, no? Il mesone che sta qua misura un tempo 10 alla meno 6 secondi nella sua vita, no? In cui lui vede l'altro mesone, il gemello che viaggia, fare un percorso lungo 100 metri, avanti e indietro, e quello gliela fa in un tempo di 10 alla meno 6 secondi. Quello che corre come matto vede che vede... Vede quello lì che... No, scusate, ho sbagliato. Scusate, non vede campagna. Facciamo con dei numeri. Allora, è presto fatto, prendiamo un numero, fai, prendiamo che la velocità sia una velocità comune, se faccio 0,6, prendiamo un oggetto che viaggia a 6 decimi della velocità della luce, è una bella velocità, no? Allora, questo è l'oggetto 1 e poi ce n'è un altro che fa a 6 decimi della velocità della luce su una distanza di 10 anni luce. 10 anni luce è la distanza che un raggio di luce corre in 10 anni. Va bene? Allora, dal punto di vista di quello che sta qua, che cosa vedo io? Io che sono fisso rispetto a questo, questo è il sistema S. Vedo una distanza. Questi punti sono fissi, quindi questa distanza è di 10 anni luce. Vedo un oggetto, il mio gemello se volete, ma non importa, una cosa qualsiasi, che va da qua a qua
a 6 decimi della velocità della luce, e quindi quando ci mette? 6 anni. Sì. Dopodiché, se vuole fare avanti e indietro, ci metterà 12 anni. No, scusate, che sto dicendo? 1 su 6. Se va 15 anni. Ci mette di più, ci mette. No, volevo, infatti volevo fare, scusate, è più facile che 0,8. Allora ci metti 10 anni. 15 anni. Facciamo 0,8 C e quindi tanto calcoliamoci quanto vale gamma. A 0,8 C vale 1,25. 12 anni e mezzo. 1,064. Abbiamo sotto, sì. E quindi gamma vale 1,25. Bene, giusto? Perché no, ma non quella 5 anni. No, no, quella gamma, perché più che lo fatti molti, no, io... allora. Questo lo faccio 1 diviso 3 mi devo avere 0,64 e quindi questo fatto sì, 0,6 e questo è 0,6, questo rapporto è 36 centesimi, quindi qui è 64 centesimi, quindi questo è 10 su 8 e quindi 1,25, quindi è 0,6. Il valore numerico non è un gran fattore di dilatazione, no. Tra l'altro è divertente, sto a oltre metà della velocità della luce e l'effetto è del 25%. Però già si vede. Benissimo. Allora, questo parte da qua a questa velocità, quindi per fare una distanza di 10 anni di luce quanto tempo ci mette? 8 anni. No, più di 10 anni. Ci metterebbe 10 anni se andasse semplicemente. Il tempo crescente è S diviso V, cioè ci mette 16,6 con il 7. Se c'è 100 diviso 6, quanto fa? No, 100 diviso 6. 16,6 con il 6 per il tempo. Ma il tempo non è tempo per gamma? No. No, no, io sto qua. Il suo sistema è io vedo come fare il viaggio là a metà della velocità della luce, deve fare 10 anni luce, ci mette 20 anni, a 0,6 ci metterà, ci mette il tempo che ci mette. E a tornare indietro ci mette altrettanto, perché vedo esattamente la stessa cosa, mi sto fermo. Benissimo. Lui invece nel suo sistema S', che cosa vede? Lui deve coprire una distanza che non è di 10 anni luce per lui, perché lui la vede contratta, è 10 diviso quanto fa? Diviso gamma. Diviso gamma, e cioè sono 10 diviso 25 fa 8. Bene. E d'altra parte lui vede questo coso che si avvicina a lui alla velocità di 6 decimi di C, perché la velocità è esattamente la stessa, e quindi quanto dura il viaggio per lui? Dopodiché è anche vero che quindi quando questo torna indietro, per lui sono passati 33,2 anni e per quell'altro sono passati, quanti erano? 12, 24 anni.
quando guardano gli orologi non segnano lo stesso tempo, perché quello di quello che ha viaggiato è andato più piano, perché ha misurato un intervallo di tempo che nel suo sistema di riferimento è più piccolo. E questa cosa naturalmente con i gemelli non si può fare, ma si può fare con due orologi atomici, che a quel punto la precisione, la sensibilità di questa strumentazione è diventata incredibile. E voi pigliate un orologio, invece di farle fare avanti e indietro, ma è lo stesso, non cambia niente, gli fate fare il giro della Terra sostanzialmente, su un aeroplano, se uno si fa i conti vede che la differenza è, non è dell'ordine di anni come in questo caso, è dell'ordine di qualche frazione di microsecondo, ma un orologio atomico la registra questa cosa e funziona. Allora il punto è, dov'è il paradosso? Il paradosso in genere viene preso, cioè qui non c'è nessun paradosso, è un fatto fisico, sperimentalmente dimostrato. Perché si dice che è un paradosso quando invece dei mesoni o degli orologi ci si mettono i gemelli? Perché sembra più strano, insomma. Perché uno dice, ma scusa, dovrebbe essere simmetrico. Se io mi metto nel sistema di riferimento del gemello che viaggia, io sto fermo, io divento quello che sta fermo e vedo quell'altro che fa avanti e indietro, no? Allora dovrebbe essere lo stesso al contrario, siccome non è possibile che al tempo è, c'è un paradosso, ce ne va. Il problema è che non funziona così, perché la situazione non è simmetrica, non è simmetrica, è uno dei due che a un certo punto ha invertito il senso di marcia, non l'altro. La fisica del problema, se vogliamo fare un ritorno al punto di partenza, è che questo sta fermo qua. Dopodiché lo posso anche mettere in movimento, ma sta sempre là, sta. Questo è andato avanti, qui, è sceso dal treno, e ha preso il treno e andava nella direzione opposta. E questo è un fatto fisico, però non è simmetrico. Con questo qua. E col giro del piede della... La stessa cosa. È la stessa cosa. Ah, sì, è uno dei due che ha girato intorno alla Terra. Sì. Nicolato. Che quindi ha continuamente cambiato il sistema di riferimento. Questo... In realtà, quando da qui vai qua, questi sono due sistemi di riferimento. Questo è S' e questo qui. Sì. Ma quando torno indietro, questo non è più S', è S secondo, è un altro sistema di riferimento. Sì. E nel caso del giro della Terra è la stessa cosa fatta per passi infinitesimi in modo continuo, ma è sempre uno dei... non è simmetrica tra i due la situazione. E quindi non c'è nessuna ragione che il risultato alla fine non sia quello che è, infatti è quello che è. C'è un fatto fisico che permette di distinguere fra i due gemelli, non è il fatto che li vedo fermi o in movimento, io posso benissimo vedere tutto il fenomeno a mia volta andandomene a spasso rispetto, vedrò sempre uno dei due che si muove sempre con una certa velocità in una certa direzione e l'altro che a un certo punto cambia velocità, perché prima andava avanti e poi torna indietro. E quindi la simmetria non ci deve essere, perché non è simmetrico il problema, e quindi il risultato finale è non simmetrico, che non c'è nessun paradosso. E poi diciamo. Però se noi cambiamo un punto di vista, è vero che il sistema S', cioè andando da A a B, c'è un sistema di riferimento S' e andando da B ad A un sistema di riferimento S secondo. Però anche se io sono a cavallo di quello che si muove, anche quello che è rimasto a terra fa avanti e indietro. Sì, benissimo, se io metto al cavallo del gemello che viaggia, vedo, io vedo l'altro che fa avanti e indietro, ma sono io che a un certo punto ho dovuto, per far vedere questa cosa, cambiare carrello ferroviario, cambiare astronave. Non sono rimasto fisso nel mio sistema di riferimento, ho dovuto a un certo punto, c'è un fatto fisico che mi ha trasportato da una astronave a un'altra che andava nell'altra direzione. Ma questo non si potrebbe dire dicendo che è un sistema accelerato? No, non c'entra l'accelerazione, alcuni tendono a spiegare la cosa dicendo che in uno dei due casi non è il problema del sì, perché c'è un'accelerazione, che uno dei due cambia velocità. Esatto. Ma l'effetto non è dovuto al cambio di velocità, quello può supporre, è dovuto semplicemente al fatto che a un certo punto salti da un sistema di riferimento inerziale a un altro sistema di riferimento inerziale in maniera istantanea, ma basta questo. Comunque devi per tornare indietro e ritrovarti allo stesso punto. Quindi diciamo che se ci fosse il solo allontanamento, i conti tornano, non c'è. Ed è perfettamente simmetrico naturalmente. Se ci
fosse solo allontanamento, la luce, tu ti metti a sparare a carocce e tu vedi esattamente il simmetrico di quello che vede l'altro, e quando uno dei due torna indietro e si ricongiunge, che interviene questo buffo effetto che crea confusione. Che i gemelli non si incontrano. L'altro cosa vede? L'altro chi? Lo fermo. Lo fermo? Lo fermo vede quello che abbiamo detto. Vede, vede, io vedo, fai. E dico, oh, guarda, sono passati 15 anni, quanto tempo Fernando? E come 15 anni? Sono passati 8. E mettiamoci d'accordo, no. E sono passati 15 per me e 8 per te. Questa cosa è. È uguale, l'unica differenza, la complicazione per fare la nostra legge media è che te lo fai tornare indietro e quindi ti rimetti nello stesso posto e dici, e tra l'altro non è vero, è intorno e indietro, perché in realtà a voler vedere bene la cosa, questo sta ancora fermo, questo che torna indietro, ma quando passa qua non si deve fermare, deve continuare a viaggiare e a seguire, perché sennò se si ferma e scende a terra fa un altro salto del sistema di riferimento, cioè un parrocchio, insomma. Si complica la vita e cose. Ma quindi è sbagliato usare la parola sistemi di riferimento accelerati? Sì, non c'è niente, c'è una sola. Sì, è sbagliata perché non è lì il problema. Okay. Alcuni cercano di spiegare, sì, però sì, sostenendo che in realtà è un problema di relatività generale, perché c'è un'accelerazione. È mezzo vero e mezzo no. È vero che c'è istantaneamente un'accelerazione perché uno dei due è quello che cambia verso e quindi cambia velocità, questa è un'accelerazione, ma non è il fatto che accelera, è l'entità dell'accelerazione che provoca la cosa, è il fatto semplicemente che si sposta in un altro sistema di riferimento e quindi devi entrare nel sistema spazio-temporale del secondo sistema di riferimento per tornare indietro, dopodiché i conti funzionano, come parlavamo già stavolta, a volte è complicato, ma concettualmente è esattamente la stessa storia delle misure, ed è meglio farla con gli orologi atomici o con i mesoni piuttosto che con i gemelli, perché con i gemelli ovviamente si associano con idee, non c'entrano niente con la relatività, quello c'ha la barba, quell'altro non ce l'ha, è vecchiato. Per chiudere il discorso, se noi facciamo, mettiamo un orologio che gira intorno alla Terra, l'hanno già fatta questa volta, a velocità elevata, sì, i tuoi orologi quando in qualche modo li riporti a Terra segna le due ore diverse. Io questo avevo letto che avevano fatto con gli oggetti, no? Ed è un effetto che però non è un paradosso lì, semplicemente misurano due tempi. Ma è esattamente la stessa cosa del paradosso di Chiamento. Tu c'hai uno che sta fermo, uno che si muove, fermo si muove rispetto alla Terra, poi si muove e sta fermo, e quando quello che si muove, che non va bene in assoluto, ma torna al punto di partenza, quindi deve aver fatto una certa cosa, chiuso un cerchio, cambiato sistema di riferimento, gli orologi sincronizzati all'inizio misurano tempi diversi, in particolare quello che è stato fermo misura un tempo più lungo, se lo misura il viaggio di quello, perché lui vede l'aereo in movimento, quindi misura un tempo più lungo, mentre l'aereo misura il primo tempo proprio, che è quello più corto di tutti, la sua vita media, caso del misura. Però no, sono veri tutti e due, sia per quello che sta fermo. Quello è il risultato della misura nel sistema S, quello è il risultato della misura nel sistema S. Qual è la velocità, diciamo, più vicina a quella della luce che si è misurata, che si è utilizzata in un esperimento? Il fotone. No, quello è la luce. 0,9999999 e qualcosa C. I fotoni dentro l'LHC. Cioè, quasi praticamente alla velocità i protoni, le particelle accelerate da LHC, la macchina acceleratrice di Ginevra, vanno a velocità che differiscono, adesso non mi ricordo di quanto, ma insomma dell'ordine di qualche, sai Giorgio qual è esattamente quello, insomma, ci sono parecchi 9 qua dietro, è molto, un milionesimo, adesso non lo so se è un milionesimo o un decimilionesimo quello che è di differenza, molto vicine, quindi gamma lì vale, lo calcoliamo tra la volta prossima, oppure forse anche oggi ci arriviamo, perché basta sapere, e qui adesso entra il discorso, basta sapere quant'è l'energia dei protoni di LHC, vi posso dire quanto vale gamma, quindi lo posso, possiamo calcolare, però prima dobbiamo introdurre. Comunque gamma c'ha un minimo di 1 e 1 è gamma da fermo, il massimo è infinito. Certo.
diventerebbe infinito se potessi andare alla velocità della luce. L'uno è la settima cifra. È la settima cifra per i protoni di LHC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci ho preso. No, no, va bene, un 9 di meno. Ah, 1 è la settima cifra. Sì, ok, ecco. Questa, vabbè, voglio dire, è chiaro che insomma, è la velocità. Siamo alla velocità. Naturalmente no, non siamo alla velocità della luce perché gamma non è infinito per quegli oggetti lì, però è spaventosamente alto e possiamo vedere così sensibile quello che vogliamo. Quanti fotoni nell'atmosfera? No, i fotoni non. Attenzione, i fotoni vanno alla velocità della luce, i fotoni sono luce. Il fotone di frazione? No, qui non c'entra niente. I fotoni del vuoto. No, è nell'atmosfera. Ah, nell'atmosfera sì, c'è una qualche differenza perché c'è stampo di roba, insomma, ci sei morto. È quasi 10 alla meno 8. E quindi cambia. Il vetro quando sta girando. Nella materia, il vetro cambia le parecchie, ma quello non stiamo parlando del vuoto, ovviamente, tutto questo discorso. Però, vabbè, allora, cosa è importante, invece la voglia attente, io direi ci si ferma qui quando si chiacchiera di relatività, di fare un passo il tempo, la dilatazione, l'intervallo, poi ci si arrovella sul gemelli, poi si decide che non è tutto relativo, ah, me andiamo a fare a caso, se non c'è niente. E succo comincia qua. Allora, il primo succo interessante è il seguente. Questa storia che è zompata la simultaneità, è zompata la nozione di lunghezza che non è più assoluta, è zompata la nozione di durata che non è più assoluta, come dice la donna, appunto, tutte le relazioni. Quindi, considerando che l'universo è infinito, ma considerando i protoni sono queste particelle accelerate delle spedizioni che ha raccontato, considerando la differenza di massa tra il protone e l'elettrone, vuol dire che l'energia è stata utilizzata molto superiore a quella di produzione dei fotoni. No, cioè. Non c'entra più. Il fotone non sono elettroni. No. Ok, il fotone non sono elettroni. Ok, sì. Grazie. Ci arriviamo a parlare di ancora non dobbiamo parlare di energia, ci voglio arrivare perché la fisica questa è un stato di superrosso dei gemelli, cambia di superrosso dei gemelli. Quando cominciamo a parlare di energie che le relatività diventa una cosa silenziosa. Però quindi prima. I protoni viaggiano a una velocità comunque maggiore, i protoni sempre in qualsiasi direzione. No, dipende da che velocità li accede, gli elettroni, il tubo, le carte, no, la parità di energia che si percelle a parità di energia la velocità di un elettrone è maggiore della velocità di un protone perché il protone ha più massa e l'elettrone ha una massa più piccola. Ma tutta questa storia di massa, velocità e energia va vista per bene, ci arriviamo pezzo a pezzo. Prima però voglio fare un'altra cosa, rimanendo ancora nello spazio-tempo, che è una cosa che ci serve tranquillizzarci. Allora, io ho due fenomeni, due eventi, scusate, in un certo sistema di riferimento. E c'è una cosa, adesso ci poniamo la seguente domanda, che qui può dire, a questo istante succede qualcosa qua, e supponiamo che T2 sia maggiore di T1, dopo un po', all'istante di T2 succede qualcosa dal punto di vista quello. Bene. Tra questi due eventi potrebbe esserci una relazione di causa-effetto. L'evento A, l'evento 1, potrebbe essere causa dell'evento 2. Oppure potrebbe non essere causa. C'è qualche modo di distinguere questa cosa? Beh, per esempio, se i due tempi sono uguali, potrebbe l'evento 1 essere causa dell'evento 2? Coincidenza? No, sì, se i due T fossero uguali? No. No, elemento solo. No, nello stesso sistema sarebbero due eventi diversi perché uno è in x1, cioè chiaro, questi due eventi nel punto x1 all'istante t succede una cosa e nello stesso istante t succede una cosa nel punto. Questi due eventi potrebbero essere uno legato l'uno all'altro a una relazione di causa effetto? No, perché? Perché sono simultanei. E sarebbe possibile solo se esistesse la possibilità di inviare segnali a velocità infinita, ma sappiamo che questo non è possibile. Quindi questo, se succede questa cosa, se nel, nostro, nel mio sistema di riferimento, questo, siamo tutti fermi adesso, no? Se in questo stesso istante
del nostro sistema temporale succede qualcosa alla sapienza, io non sono responsabile, mi frega niente, perché non posso avere provocato quell'effetto. Se si suicida oggi il direttore del dipartimento, giuro che non è stata per colpa mia, se lo fa adesso, ma non fa. Se lo fa, io adesso sto qua e sparo un colpo di pistola, e non adesso, ma tra N defunge un passante su via Tiburtina, potrei essere stato io la causa dell'evento B, perché a quale condizione? Che sia passato un po' di tempo. Quanto tempo? Quanto è il tempo minimo che deve passare a questo non va bene? La luce, non c'è diciamo, devo essere luce. E perché questo possa essere causa di questo? T2 deve essere maggiore di T2 deve essere maggiore di T1, ma di quanto? Di consentire almeno al segnale più veloce possibile, cioè il luminoso, di percorrere nel tempo T2 meno T1 la distanza X2 meno X1. Sì. Quindi deve essere delta X, d'accordo? Minore di C delta T. Minore uguale. Se questo perché sia possibile una relazione di causa-effetto. Quindi dal segno, che poi in realtà fatemelo scrivere in un altro modo, siccome non importa che vada in questa direzione o in quest'altra, la facciamo sui moduli, quindi più al quadrato perché è più semplice, delta x al quadrato. Allora, questa cosa, e quindi l'ultima cosa che scrivo, porto questo da quest'altra parte, e ho trovato una espressione che è questa particolare, delle combinazioni di distanze spaziali e distanze temporali, no? Allora, se questa è minore di 0, questo numero, a questo punto è un numero che si misura in mesi quadri, per esempio, no? E questo numero è minore di 0, i due eventi x1 e x2 possono avere una relazione di causa-effetto tra loro. Se questo numero è uguale a 0, questo è possibile solo perché ci siamo sentiti attraverso, ho provocato l'evento 1, ha provocato l'evento 2 attraverso l'invio di un segnale elettromagnetico, e se è maggiore di 0 vuol dire che non possono avere relazione casuale, causale tra di loro, sono due eventi indipendenti, d'accordo? Allora, la domanda è, vabbè, questo io prendo due eventi, sono T1, X2 e T2, mi calcolo quanto vale sta roba, trovo che vale tot e decido che, per esempio, viene un numero positivo. Ah, tanto facciamo, vedete, viene subito. Se prendo due eventi simultanei, è ovvio che non possono essere causa, perché se faccio un delta x quadro è positivo, delta t è 0, quindi viene delta x quadro, che ovviamente è maggiore di 0, non può esserci relazione causale, cosa abbiamo già. Se piglio, vabbè, per punto uno si diverte a fare altri esempi. Adesso però il punto è questo, supponiamo quindi che io ho fatto questo esercizio numerico. Perché al quadrato? È per togliere il segno, perché non dipende, è indipendente dal fatto che io vado là o vado qua. È poi il discorso, mi dipende solo dall'entità dell'effetto, non dalla direzione, perché poi tra l'altro, scusa, questo è interessante, se io prendo questo numero e per esempio viene negativo, no? Questo mi dice solo che è possibile che ci sia una relazione causale fra i due eventi. Non mi dice se è uno causa di due o due causa di uno, non lo so, però possono essere correlati fra loro, questo è il mio interesse. D'accordo? Possono essersi sentiti fra loro. D'accordo? Ok. Allora, supponiamo che io faccio questo conto in un caso particolare e mi viene maggiore di 0 questo numero. Allora, questo vuol dire che i miei due eventi, 1 e 2, nel mio sistema di riferimento in cui ho misurato queste cose, sono scorrelati fra loro, perché quel numero quadrato è maggiore di 0, quindi vuol dire che non si possono sentire. Adesso, questo fatto, secondo voi, che due eventi sono uno causa dell'altro, può dipendere dal sistema di riferimento da cui li guardo?
Sì, no, logicamente no. Se conta sci, no. Se conta sci, no. Che vuol dire? No, voglio dire, se no, 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 lasciate vedere la realtà. Io dico, io sparo un colpo di pistola e tre microsecondi, tre decimi di secondo dopo, a 300 metri di distanza, muore il piccione. Io ho provocato la morte del piccione e lo vediamo da fermi. Adesso lo stesso fenomeno lo guarda uno che corre come un matto in motoretta. Lui vede sempre io che mi sposto, che sparo un colpo di pistola e vede un piccione che gli si avvicina e defunge. Ma per lui, lui può dire è stato il piccione che ha causato gli eventi, cioè la relazione di causa e effetto fra queste due cose è una proprietà intrinseca della relazione causa-effetto o dipende dal punto di vista da cui la guardare? Cioè se vogliamo fare fisica deve essere una proprietà intrinseca, se no lasciamo perdere, scegliamo alla metafisica delle grotte del Sinai, che è una cosa bellissima, riusciamo a parlare di scienza, perché se viene meno il principio di causalità abbiamo chiuso, ovviamente non parliamo più, facciamo un altro mestiere. Quindi io vorrei che l'esistenza di una relazione di causalità fra due eventi, quella sì, non può dipendere dal sistema di riferimento, perché se no vuol dire che stiamo diventando un mondo in cui a seconda di come mi muovo le cose producono certi effetti oppure no, insomma sì. No, non è che mi piace molto questa cosa. Allora, cosa divertente, andiamo a vedere che succede. Per andare a vedere che succede bisogna prendere questa cosa misurata in un certo sistema di riferimento, vale quello che vale, e andare a vedere quanto vale quando la vado a misurare in un altro sistema di riferimento, in cui da x1, t1, x2, t2, misurerò x1', t2', x2', t2'. E come li trovo? Usando queste. Allora, risparmio il conto, che è assolutamente banale, cioè lo faccio in terza media. Se faccio questa misura, cioè calcolo quanto vale questa stessa quantità fisica, se volete, no? Misurata però con i valori corrispondenti nel sistema S', questo è uguale a questo e sono tutto contento perché ho trovato l'invariante e quindi mi dice la fisica. Se A è causa di B, A è causa di B, perché la condizione che mi dice che A può essere causa di B ha lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento. Cambiano le distanze spaziali, cambiano gli intervalli temporali, ma la particolare combinazione distanze spaziali e distanze temporali ottenuta scrivendo questa cosa è uguale per tutti. E siccome quella è quella che mi esprime l'esistenza di una relazione di causalità, ho salvato il principio di causalità e posso continuare a fare fisica tutto contento. Io ho scoperto, e lì se volete c'è scritta questa cosa. Il principio di causalità è salvato, grazie, anzi è esplicitato in maniera molto chiara nella relatività ristretta, e si vede una cosa, che mentre la meccanica classica, come dire, è quella cosa in cui spazio e tempo vivono separati in casa, in relatività sono proprio sposati. E mentre quindi nella meccanica classica vale un principio di invarianza per le lunghezze e un principio di invarianza per gli intervalli temporali, questo che non è più vero in relatività, ma vale un principio di invarianza per quello che si chiama, questo oggetto qua si chiama normalmente intervallo spazio-temporale. Vuol dire che spazio e tempo sono mischiati in maniera un po' più sofisticata di quanto la meccanica classica non suggerisce, che non sono indipendenti. Allora, questo mi pare importante. Intanto ho costruito un nuovo invariante, che ovviamente non è tale in meccanica classica. Questa grandezza qui in meccanica classica non è invariante, perché questo in meccanica classica è un invariante, ma questo no. E quindi è vero che ho buttato via delle certezze, a me sono costruite delle altre, quindi non è vero che tutto è relativo. Questa cosa qua non è relativa manco di niente, è una cosa molto più significativa, perché significa la relazione di causa-effetto, che è la cosa fondamentale che mi interessa. Io quando studio il mondo voglio sapere se succede una cosa, che cosa provoca questa cosa, insomma. No? Allora, quindi c'ho l'intervallo spazio-temporale.
mi scuso, sono... Yes. Mi è ritornato un dubbio rispetto a prima. Quando si era detto, se T2 all'inizio, insomma, prima di quadrare, diciamo, se T2 è maggiore di T1, allora può esserci una relazione, e abbiamo spiegato perché. E quindi abbiamo scritto che può esserci però soltanto in sotto, può esserci, ma la condizione è che delta y sia minore o uguale a c per delta t. Yes. E poi lo hai detto quadro per via che così mi evito il problema se guardo tra virgolette a sinistra o a destra, era questo che avevo capito. Sì. Insomma, se... Ma quindi questo delta x, secondo di dove mi posiziono, potrebbe anche essere negativo? No. Ah sì, certo, sulla serie. No, perché questa è la domanda per continuare. Cioè, se può essere anche negativo, perché se ho capito bene dipende delta da dove x guardo, può essere negativo, certo. Da dove, perché non è un modulo, quindi è un delta x, vero? Sì, la differenza non ricordiamo. Allora vuol dire che comunque se fosse negativo quella diseguaglianza è sempre vera, delta x minore o uguale a c. Ma infatti la diseguaglianza va presa in modulo, è questo che sto dicendo. Quindi così va presa in modulo, è il modo più chiaro di dire che prendo i moduli. Proprio non posso prendere. No, certo, devo prendere il modulo. Cioè, sì, quindi non è che posso prendere, mi fa no, un no, posto devo, prendere devo perché devi dipendere ecco, solo dal modulo. Era è molto semplice, no? Questo era è questo sì, è l'origine sì, del sistema, no, tu questo è l'origine del sistema di riferimento. D'accordo? Sì, 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 sì. Io sto qua con la pistola, e qua c'è il piccione. Delta x è positivo, ma se io la metto qua con la pistola, il piccione sta qua, delta x è negativo, ma chi se ne frega, l'importante è quanto, quant'è la distanza, sì, 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 no, però devo passare, tra me e il piccione e quant'è il tempo che mi serve per i proiettili e la chiave. Devo assolutamente passare. Devi per forza prendere certo, il mondo, questo, certo, guarda, se non ho detto male hai fatto un bene anche io. È chiaro che quello dipende, va presa... No, sì, perché mi era sembrato, come dice... No, ma anche il delta t potrebbe essere negativo, perché potrei... Non è il primo che causa, potrebbe essere anche il secondo causa del primo, non mi interessa, voglio solo sapere se esiste una relazione di causa effetto, e per fare questo mi interessano i valori assoluti di tutte le sue grandezze. Quindi io sì, sì, sì. Okay. Pronti per il balzo nel libero spazio? Che mo cominciamo a parlare di fisica, cioè di meccanica dinamica. Perché il mistero profondo della relatività è cosa cavolo c'entra. Una volta fatte tutte queste cose, poi si arriva a E uguale a mc quadro. Quando sta? E ci azzecca. Da dove esce fuori? Da quale cappello è il coniglio, no? Allora. E qui mi serve ricordare, ammesso che ve lo ricordiate, alcune delle cose che abbiamo detto la prima volta, prima ancora di cominciare a parlare di negatività. Il fatto che questa cosa non sta in piedi. No, in questo in questa faremo qui è un concetto di blocco. No, deve scattare questo. Ma deve studiare un po', deve prendere la cassa qua. Scattare questo quando passa. Ah, tu dici le secche davanti un po'. Eh? Abbassate l'altezza delle secche davanti. No, ma non scatto, non sta fermo. Se mi servono al massimo. No, no, non si può, non si può. 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 Non si Io intanto racconto qualcosa, perché se no. Allora,
sempre basso. No. Se vi ricordate, avevamo visto che in meccanica classica, proprio quella buona di papà Newton, c'è lo spazio e il tempo fatti in un certo modo, che sono le trasformazioni. No, ora si ferma perché rimane un po' storto. È rotto questo qua. Quindi per stare, e poi abbiamo visto che siccome in meccanica classica lo spazio e il tempo sono fatti in quel modo là, trasformazioni di lei, questo sono, ne segue che è opportuno definire certe grandezze meccaniche che chiamiamo quantità di moto e energia cinetica in quel particolare modo come prodotto di massa per la velocità, prodotto di massa per la velocità al quadrato, perché le simmetrie intrinseche dello spazio-tempo in cui ci si muove conducono a certe leggi di conservazione per quelle bestie là. Allora, questa è la cosa che mi serve che uno abbia capito, perché è l'unica cosa che mi permette di spiegare al volo perché, una volta che abbiamo fatto tutto il papocchio che abbiamo fatto, è ovvio che bisogna ridefinire quantità di moto e energia in relatività. Perché ho cambiato lo spazio-tempo e quindi le giuste quantità, giuste che vuol dire quelle per cui parlavano legge di conservazione, quelle che esprimono correttamente le relazioni dinamiche, dovranno essere adeguatamente, conseguentemente modificate. Bene. Poi c'è un'altra ragione per cui uno può dire più semplice, però è meno profonda in realtà. Uno dice la meccanica classica mi dice che vale sta legge, no? Allora, è ovvio che la devo cambiare, non può andare bene così come scrive. Che così come è scritta, questa mi dice io posso via il corpo di massa M all'occo, gli faccio agire sopra una forza quale che sia, e basta che faccio agire questa forza abbastanza a lungo e quello via la velocità che gli pare, perché continua a accelerare, non c'è limite a questa cosa, quindi dovete portare una velocità qualsiasi. Siccome abbiamo capito, ma non giocheremo di prima, che c'è una velocità limite, che è la velocità della luce, sto a fare, non funziona. Va bene. Allora, quindi dobbiamo modificare la dinamica, cioè le leggi, in particolare le grandezze, quantità di moto e energia. Allora facciamoci una tabellinetta, ho paura a toccarlo, non so cosa, è la bomba logica. Sì. Piano. Allora, MC, meccanica classica, dinamica relativistica. Come sarà fatta la quantità di moto in relatività? Che vuol dire? Vuol dire come devo ragionevolmente modificare questa cosa in modo che scrivo qui una quantità che ha le stesse proprietà della quantità di moto classica, ma nello spazio-tempo della relatività. E quali sono le proprietà di questa cosa? Sono, per esempio, che se faccio un urto in meccanica classica vale la legge di conservazione della quantità di moto, e inoltre questa legge è una bella legge perché vale in tutti i sistemi di riferimento da cui guardo l'urto. La quantità di moto comunque si conserva nell'urto. Allora, adesso i conti non li facciamo, perché non è che non siamo intanto come basta la lavagna, e poi sono noiosi, complicati inutilmente, ma concettualmente stupidi, quindi ve lo dico semplicemente a parole. È facile vedere che se uno prendesse in meccanica relativistica ancora quella espressione della quantità di moto, potrei fare il seguente esercizio. Descrivo un urto nel sistema S, in cui due particelle, due quantità di moto producono due altre quantità di moto che la cui somma è uguale prima e dopo. Trasformo con le trasformazioni di Lorentz però questa cosa in un altro sistema di riferimento, scoprirei che nel nuovo sistema di riferimento la quantità di moto quella non si conserva più e quindi è fatta male. Allora vado alla ricerca di qual è quella giusta e con un po' di cose più o meno complicate, ma vi do il risultato che l'importante è quello, insomma, si scopre che per avere l'analoga proprietà in relatività la quantità di moto va ridefinita così. Questa è la quantità di moto relativistica. Che vuol dire? Vuol dire che se io prendo un punto in un sistema di riferimento, la somma delle quantità di moto con le particelle che collidono prima e dopo
è la stessa del sistema S, ma se le trasformo nel sistema S' con le trasformazioni loro cambiano tutti i valori, ma è ancora vero che P1 più P2 è uguale a P1' più P2', diciamo così. Ma quel che cos'è? Quella massa. Massa grossa? No, d'accordo, ma... Ah, ecco, la domanda fondamentale che vi permette di... Toglietevi dalla testa la nozione di massa a riposo. Esiste solo la massa. La massa, la povera, sana, buona massa, la ciccia, la roba. Questa cosa maledetta, adesso ci arriviamo, che sta ancora a ammorbare la maggior parte dei testi di relatività, cioè la massa a riposo della massa relativistica, leviamocela dalla capoccia. Poi, poi la, la discutiamo con calma, ma visto che è venuto fuori il problema, partiamo. Cioè la massa, la massa dell'elettrone a riposo. La massa, la massa è la massa, basta. E poi dopo, quando ho finito questa cosa, la rivediamo questa faccenda, perché è un problema, lo so benissimo, ci ho messo un mare di tempo a capire che questa storia della massa in relatività è maledizione. Maledizione è quella che uno chiama generalmente massa in queste trattazioni, è questo per questo. Allora dice, questa è la massa a riposo, ma in realtà si dice, siccome la quantità di moto è la massa per la velocità, la massa in realtà è la quantità di moto, è sempre la massa della velocità, ma la massa dipende dalla velocità e cresce con la velocità in questo modo, e quindi questa è la massa di moto. Un delirio. Per renderle formalmente uguali. Ma invece non è vero, sono diverse. Che mi dispiace, sono diverse. La massa è la massa. E io, e noi non, io controprova. Quant'è la massa del fotone? Chi va a detto? Ma quella sarà la massa a riposo del fotone, no? Se il fotone ha energia, deve avere massa, giusto? Se è uguale a mc quadro. Come fa il fotone ad avere energia e non avere massa? Ah, dice, ma che c'entra? Quella M è la massa a riposo. Ma avete mai visto un fotone a riposo? Qualcuno ha mai visto un fotone a riposo? Di grazia, non è possibile. Quindi, basta con sta massa a riposo. Sì, è la massa. La massa. Quella roba là. Quindi io ho una massa di... È troppo, non ve lo dico. Insomma, una certa quantità di chili. Il fotone ha massa zero, l'elettrone ha massa, quella che diavolo è, in chili o in elettron volt, poi vediamo perché si può misurare in elettron volt, eccetera, eccetera. Una domanda storica, ma Einstein ha mai parlato di massa a riposo? No. No, no, tra l'altro. Se vogliamo fare la storia è molto divertente, l'idea della massa dipendente dalla velocità è un'idea pre-einsteiniana. Ah. E poi questo, se volete, siete voi, vi racconto pure perché, però non c'entra niente. È